spettacolare primo tempo ed una ripresa in cui, forse inconsciamente, entrambe le squadre si accontentano di un punto a testa. Vicenza ed Ascoli si dividono la posta in una sfida che in avvio sembrava sorridere ai padroni di casa, ma che poi ha visto i bianconeri meritare forse qualcosa in più ai punti. Al secondo minuto è subito abbruscato a seminare l'entusiasmo sugli spalti del Menti. Il numero 10 viene servito da Botta e scarica un potente diagonale che non lascia spazio a Guarna. 13° gol stagionale per Elvis, schierato da Cagni nel tridente con Maiorino e Paolucci. La fase offensiva dei biancorossi è di livello, ma gli avanti vicentini non riescono a capitalizzare al meglio le occasioni ottenute. Nell'Ascoli invece il trascinatore è sempre Papa Vaigo. Il senegalese è immarcabile, semina il terrore nella retroguardia veneta, ma Frison è attento ed anche quando si distrae regalando il pallone a Pederzoli, il centrocampista marchigiano si addormenta sprecando la più semplice delle occasioni. Nell'arrembaggio dell'Ascoli il Vicenza va vicino al raddoppio con un'azione fotocopia a quella del vantaggio, ma Guarna risponde di piede. Al 20° Papa Vaigo scatta in contropiede e batte a colpo sicuro sul secondo palo, ma riesce solo a scheggiare il legno. È il preludio al pareggio bianconero che, manco a dirlo, porta sempre la firma del solito Papa Vaigo, ma buona parte del merito è di Scalise, bravo a mettere in mezzo un pallone invitante per il bomber africano. È il 9° centro stagionale per lui, sempre più decisivo nell'impossibile rincorsa ad una salvezza che avrebbe del clamoroso. Le ultime scariche del primo tempo sono del Vicenza, mentre nella ripresa sicuramente il ritmo della partita si abbassa e le due squadre tendono ad accontentarsi. Il match ball sarebbe dell'Ascoli, perché sul colpo di testa di Peccarisi il settore ospiti sarebbe già pronto ad urlare al miracolo, ma invece Botta salva sulla linea e Papa Vaigo non riesce a ribadire in rete. Nel finale più Ascoli che Vicenza, ma il punto esterno non scoraggia Silva, che prosegue la sua corsa verso l'ossigeno. E nel turno infrasettimanale c'è lo scontro con l'ultima della classe, la Nocerina in crisi, che potrebbe rappresentare la vera svolta.